Secondo allenamento della settimana, io, come ti ho già mostrato nel primo allenamento, vado a correre 10 minuti prima di per scaldarmi fondamentalmente, ma se tu non vuoi correre, ti lascio comunque in descrizione un link per il warm-up di una passata settimana. Segui la scheda e troverai tutte le indicazioni per quanto riguarda serie ripetizioni. Qui andiamo sul corpo del nostro allenamento di oggi, 20 minuti MRAP, dove abbiamo da fare 15 sit-up, 10 push-up che gestiremo se vogliamo in appoggio sui piedi, oppure in generale possiamo, ormai siamo esperti nello scalarli, appoggiando le ginocchia a terra. E poi avremo 8 object ground to overhead, dove appoggiamo il nostro zaino a terra e in un unico movimento lo portiamo fin sopra il capo. Ti faccio notare che la colonna rimane estesa, lo sguardo resta avanti e le ginocchia non si flettono eccessivamente per lavorare un po' con i flessori della coscia. Finita questa fase, buttiamo a terra il nostro zaino e abbiamo da fare 5 burpees over the object. Il burpees viene condotto da un lato e dall'altro del nostro zaino e il salto può essere sia frontale sia laterale. Se diventa complicato balzare lateralmente, scavalca tranquillamente l'oggetto e procedi pure. L'allenamento consiste in o concludere tutte le ripetizioni e ripartire ogni 2 minuti per sostenere completamente il giro, oppure a lavorare per 90 secondi, quindi 1 minuto e mezzo di fila, a fronte di 30 secondi di recupero per 20 minuti. Concludiamo l'allenamento con un lavoro di addominali, dove avremo del V-sit. Ti carico in descrizione alcune possibilità per poter scalare questo esercizio. Il flutter kicks, dove avremo appunto un lavoro sempre concentrato sulla parte centrale, e poi chiudiamo con una parte o di extended plank oppure del plank normale.